anche della location di Cagliari, dove spero sappiate c'è anche Formez PA come centro studi anche su queste tematiche, per chiedere a Laura Manconi, che ha lavorato nel declinare il pensiero, diciamo, del, in questo caso del ministro, con quelli che sono stati poi gli atti conseguenti, cioè Formez ha lavorato assieme a DigitPA nel redigere le linee guida, quindi il loro gruppo di lavoro su questo ha speso, oltre che tempo, lo so, molta passione. Quindi chiediamo a Laura innanzitutto se il contesto è azzeccato anche nel nostro modo di vedere le linee guida, comprese le critiche ovviamente, anche perché le linee guida, dopo magari lo espliciterai anche tu, non sono un lavoro finito, proprio nello spirito beta. E se comunque un sussidio, diciamo, di tipo anche forma di libercolo e di manuale divulgativo come questo può essere il ponte ideale con quelli che appunto sono i vademecum che tutti ci aspettiamo per gli esempi e che spero presto ci fornirete. A te. Sì. Allora, come ha detto Gigi, appunto Formez ha collaborato alla stesura delle linee guida, sia la sede di Roma che la sede di Cagliari, quindi diciamo la location in questo caso è ancora più appropriata. Le linee guida sono un documento aperto, cioè sono state sottoposte a una prima fase di consultazione pubblica quando sono state rilasciate. A breve saranno nuovamente sottoposte a una fase di consultazione perché alla luce degli ultimi atti normativi, tra cui appunto il CAD, si è reso necessario integrare alcune parti, quindi noi in questo momento insieme con DigitPA stiamo lavorando su una, diciamo, particolarmente su una integrazione di alcune delle sezioni che sono quelle che sono state più toccate dagli ultime disposizioni, e saranno quindi nuovamente sottoposte a una fase di consultazione pubblica. Noi pensiamo più o meno a maggio, insomma, di riaprire nuovamente una fase di consultazione. Detto questo, rispetto, insomma, al contesto, quindi al perché ci troviamo qui, al vostro contributo, ovviamente è una valutazione positiva, nel senso che favorisce una lettura critica delle linee guida, che appunto non sono un documento completo, assolutamente perfettibile, per cui diciamo aver pensato non solo a scriverci sopra, cioè a ragionarci sul lavoro che appunto è durato vari mesi, al quale hanno lavorato tante persone, è assolutamente una cosa positiva, appunto non solo il fatto di averci scritto sopra un libro, ma anche aver promosso una serie di incontri nei quali le persone che sono chiamate ad attuarli, perché lavorano nelle amministrazioni, gestiscono i servizi, si occupano di comunicazione, si occupano della parte, diciamo, di ICT, quindi di gestione anche e sviluppo e realizzazione dei servizi web della pubblica amministrazione, hanno modo di confrontarsi, perché è vero appunto che sono stati fatti dei momenti di partecipazione e di consultazione pubblica, però non è che tutti hanno la possibilità di partecipare, il modo, le competenze. Questi incontri favoriscono sicuramente l'incontro tra, diciamo, i problemi della vita reale e quello che è il tentativo di dare una visione di tipo più concettuale e di inquadramento e di strategia. È vero che a monte c'è stato, diciamo, un obiettivo che credo sia quello abbastanza chiaro, insomma è dichiarato nelle linee guida, di dare una serie di orientamenti, di indicazioni alla pubblica amministrazione per razionalizzare e in qualche modo dare un'immagine unica, affidabile, trasparente ai cittadini, che era l'obiettivo delle linee guida. Tu pensi che a questo punto Formez o DigitPA debbano assumere anche il ruolo di assistenza tecnica, viste le tante, ovviamente, obiezioni, perplessità e richieste di chiarimento che anche noi stiamo notando durante questi incontri, o che forse bisogna trovare una forma più partecipativa per far aderire anche da un punto di vista culturale questo grosso mutamento? Perché ricordo,
dalla legge 650 sono passati 10 anni e mezzo, c'è stata la legge 4, però di fatto è la prima volta che sono chiamati tutti quelli che nel pubblico impiego si occupano di web a rivedere completamente e in maniera più moderna e innovativa la loro progettualità. Quindi voi pensate di offrire come Formez un'assistenza tecnica o i vademecum e quindi la circolazione di altri documenti anche aperti sono bastanti? È difficile rispondere, nel senso che questo è un tema sul quale si sta discutendo, nel senso che sia DigitPA che Formez stanno valutando. Al di là dei vademecum, i vademecum ugualmente sono in una fase in questo momento di elaborazione degli indici, non di tutti, insomma su una parte dei vademecum si sta già lavorando tra noi di CSPA, però diciamo è un dibattito aperto quello se ci debba essere un help desk, come debba essere gestito, in che modo diciamo la comunità può partecipare o è chiamata a contribuire. Quindi in questo momento non posso darti una risposta perché è un tema sul quale si sta ancora discutendo e si faranno delle valutazioni. Appunto, io ritengo che essendoci questa prospettiva di maggio per la consultazione, anche questo sia un aspetto che certo. Insomma, un nodo che si scioglierà. Certo. Io, come dire, volevo capire quale feedback avete avuto voi. Cioè, voi avete fatto questo documento con delle finalità. Oggi cosa ti sembra particolarmente riuscito, cioè cosa dici allora abbiamo colto nel segno e cosa invece in virtù della revisione annuale che deve essere fatto rifaresti in modo differente alla luce del feedback che ovviamente hai avuto, perché come dire è stato un lavoro da fare alla cieca, cioè con dei feedback però in vitro tutto sommato fatto in provetta, poi buttato lì in pasto da tutte le amministrazioni sul sito del ministero, immagino che i feedback siano stati diversi. Sì, devo dire ci sono, insomma, su alcune parti ovviamente ci sono state reazioni più accese, cioè tutto il discorso si è visto anche stamattina, no? Anche l'interesse delle persone rispetto, che so, alla parte che riguardava più la registrazione, il dominio, eccetera, cioè gli aspetti più tecnici, certo. O il discorso dell'accessibilità, che ovviamente sono temi che hanno la loro tecnicità e che toccano ambiti e tematiche che sono sulle quali le amministrazioni sono particolarmente sensibili, su quelli ovviamente abbiamo ricevuto molti feedback, devo dire anche molte critiche, cioè non è che la comunità degli sviluppatori e degli operatori fosse diciamo disposta ad accettare qualunque cosa in maniera critica, per cui su quegli aspetti soprattutto c'è stata molta partecipazione e anche contributi che effettivamente sono andati a toccare degli aspetti che potevano e devono essere migliorati, alcuni li avete affrontati anche stamattina. Diciamo che qua c'è da dire c'è una certa c'è una simmetria, nel senso che il documento, anche se ovviamente non è esplicitato, però è stato scritto effettivamente a due mani, cioè alcune parti le ha scritte DigitPA, alcune parti le ha scritte Formez, e anche la gestione dei feedback è stata fatta con canali paralleli, per esempio Formez ha attivato anche degli spazi di discussione online, uno era sulla rete degli innovatori che si è affiancato quindi allo spazio di discussione aperto sul sito del foro del ministero, quindi diciamo avevamo diversi modi per cogliere i diversi suggerimenti. Però devo dire che insomma è stata una risposta positiva, anche laddove ci sono state critiche molto forti. Ecco. Ma le critiche, la mia impressione è questa, che molti si siano resi conto che alcune norme erano vigenti dopo le critiche. È vero. Sì, è vero. Se la sono presa con voi, quando in realtà, perché hanno scoperto pensando che voi vi foste inventati determinate cose. In realtà la mia percezione è che voi avete detto, la legge vi dice che dovete fare determinate cose. Mi sbaglio? Sì, questo è vero perché in realtà, appunto, come dicevi tu stamattina, siccome di alcune norme non si ha la percezione che siano effettivamente operative, oppure sono state talmente tanto dilazionate nel tempo in termini di applicabilità, eccetera, per cui le amministrazioni ovviamente le hanno messe da parte. In quel documento sono state sistematizzate e richiamate all'attenzione della pubblica amministrazione tutta una serie di aspetti che sono validi, cioè non è che sono una invenzione del ministro Brunetta o che noi li abbiamo messi là dentro perché volevamo
accanirci contro il responsabile del sistema informativo che adesso deve avere nuovi compiti o altro. Quindi quello sì, quello senz'altro è una percezione che è stata data dal documento. Volete approfittare per qualche domanda prima di chiudere? Anche voi, su, anche perché poi ci lavorano loro, noi scriveremo il secondo libro. Sulla seconda versione. Al massimo facciamo un'edizione aggiornata, secondo libro. Esatto. A meno che non le stravolgiate. O le ultime domande in senso generale prima di salutarci sul proseguo insomma di questo lavoro, che penso ormai abbiate capito tutti che è un lavoro aperto e quindi è un dare e un ricevere questo. Anche molte delle vostre domande, devo dire la verità, sono state assolutamente opportune e soprattutto utili per capire anche la diversità che c'è anche sul territorio. Prima scherzavamo su il nostro un tour per l'Italia, chiaramente ne vediamo di tutti i colori, però il cittadino vede la PA come un unico monolite. Quindi ultime domande, altrimenti ci salutiamo. Niente, vi ringraziamo e buon rientro a tutti, grazie anche a Laura del suo intervento. Ciao, grazie a tutti.